Adesso c'è l'intervento della dottoressa Francesca Zanzara che parlerà per quanto riguarda i riflessi sulla natura e sulla salute. Francesca. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il comitato per avermi invitato oggi qui. Io sono un medico, mi occupo di ambiente perché mi sto specializzando in sanità pubblica e già nella medicina preventiva all'Università dell'Aquila. Nel mio lavoro sempre tratto i temi legati alla salute e all'ambiente, perché non si può parlare di salute e di salute collettiva senza parlare anche di ambiente. E infatti anche nel codice deontologico del medico c'è proprio scritto che il medico deve favorire e partecipare alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva. Per esempio all'Università dell'Aquila adesso ci stiamo occupando di varie problematiche legate al terremoto, ad esempio lo rischio amianto, quindi per l'amianto si sa che c'è una correlazione diretta con il tumore della pleura, cioè con il mesotelioma. Ciò significa che se c'è un'esposizione all'amianto, sicuramente anche dopo 10, 20, 30 anni ci sarà l'insorgenza di un tumore. Per altri agenti, che hanno citato prima il dottor Di Pietro e anche il professor La Casasanta, che sono tutti inquinanti, sostanze inquinanti, noi possiamo affermare che comunque c'è una relazione con l'insorgenza di patologie, in modo particolare con l'insorgenza di patologie neoplastiche, cioè praticamente di cancro, di tumore. Ci sono decine di studi in tutto il mondo che confermano l'associazione tra l'inquinamento atmosferico e l'incidenza, cioè l'aumento dei casi di tumore in tutto il mondo. Per esempio, questo è uno studio, cioè una sperimentazione che è stata fatta in tutta Europa, puoi andare avanti. Questo è un altro articolo americano che allo stesso modo conferma questi dati. Anche in Italia ci sono molti studiosi dell'AIRTUM, che è l'Associazione Italiana Registro Tumori, che cercano di spiegare quelle che sono le cause dei tumori. Allora noi fin dagli anni, ecco vi faccio vedere questo, fin dagli anni 80 sappiamo che i tumori sono causati da moltissime variabili, dal fumo di tabacco all'alimentazione, allo stile di vita, ma soprattutto sappiamo che c'è anche un ruolo dell'inquinamento atmosferico, delle attività industriali, delle radiazioni, e quindi dobbiamo assolutamente valutare oggi il ruolo dell'inquinamento atmosferico, ma più in generale dell'inquinamento ambientale nella patogenesi del cancro. Adesso, tornando indietro, vediamo come ad esempio l'anno scorso il ministro dell'ambiente Clini, sul caso Ilva, no, a Taranto, che tutti di noi abbiamo sentito, dove c'è un'incidenza di tumori tra le più alte in Italia, ha parlato addirittura di un inquinamento non solo dell'aria ma anche della catena alimentare, e questo sarebbe gravissimo, e vi spiegherò poi come dall'aria possiamo arrivare all'inquinamento della terra e quindi anche dei nostri prodotti alimentari. Vediamo in questa diapositiva l'incidenza di cancro, cioè il numero di nuovi casi per anno di tumore è aumentato dal 2000 fino al 2020 in proiezione. Vediamo che ci sarà un aumento fino a 16 milioni di casi in tutto il mondo, e di fatto gli scienziati devono cercare di capire esattamente perché, quali sono le cause effettive di questo aumento. Questa è una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale di Sanità,
del 2006, in cui si afferma come il 25% di tutte le malattie negli adulti e il 33% delle malattie nei bambini sotto i 5 anni è causato da condizioni ambientali evitabili, cioè si tratta di malattie che si possono evitare se si migliorano le condizioni dell'ambiente. Quindi noi ci troviamo adesso nella condizione di stare per peggiorare le condizioni del nostro ambiente. Prima i relatori vi hanno elencato le sostanze che sono contenute all'interno di queste emissioni della centrale a biomasse e l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato tutte le sostanze chimiche, tutte le sostanze presenti nell'ambiente in 4 gruppi. C'è un primo gruppo di sostanze che sono delle sostanze definite cancerogene per gli uomini, cioè in maniera certa, sono delle sostanze con le quali si viene a contatto e c'è una probabilità certa per cui ci si può ammalare di tumore. Abbiamo fatto il caso, ad esempio, dell'amianto, no? Per il mesotelioma. Poi c'è il gruppo dei cancerogeni probabili o possibili. È il caso del fumo di tabacco, cioè fumiamo, aumentiamo il nostro rischio di ammalarci di tumore, non è detto che ci ammaleremo di tumore. E poi ci sono le sostanze per cui questo rapporto di causa-effetto non si può stabilire ancora direttamente. Però, per esempio, riguardo il particolato, di cui avete già parlato, sempre lo IARC ha affermato che si tratta di un fattore cancerogeno certo, quindi appartiene al gruppo 1. Il particolato PM2.5 PM10 è un cancerogeno certo. E anche qui vediamo queste sostanze emesse dagli inceneritori, come ad esempio i metalli pesanti, arsenico, cadmio, nickel, piombo, oppure idrocarburi policiclici, i clorofenoli, e vediamo che hanno degli effetti cancerogeni su vari organi. Andando più nel dettaglio, per esempio un metallo pesante come l'arsenico, che si trova in pochissime tracce, giusto, in queste emissioni, tuttavia, tuttavia viene considerato un cancerogeno di classe 1, quindi con una probabilità certa per il tumore del polmone, della vescica e della cute. Secondo alcuni studi interferisce con la funzionalità cardiaca, riduce la capacità delle cellule di utilizzare il glucosio, cioè lo zucchero, e quindi sembrerebbe indurre il diabete. Questo è l'arsenico. Poi ad esempio il cadmio, che è presente in percentuali sempre molto basse, tuttavia è un cancerogeno di classe 1 perché è collegato direttamente al tumore del polmone e della prostata, e addirittura a dosi molto basse può avere degli effetti sul DNA, cioè questo significa che ha degli effetti a livello cellulare, è in grado di cambiare i meccanismi cellulari. Anche il piombo ha degli effetti soprattutto a livello del sistema nervoso centrale, oppure il monossido di azoto, che è un forte irritante, può provocare edema polmonare, determina la trasformazione dell'emoglobina in mioglobina, quindi effetti sulla fisiologia respiratoria e cardiaca, oppure l'ossido di zolfo, che allo stesso modo è irritante, tossico, composti organici volatili possono dare una svariata gamma di patologie, dall'irritazione degli occhi all'emicrania, e inducono il cancro negli animali d'esperimento. Ad esempio, vediamo, questo è uno studio, no? In cui si fa vedere come se ci si espone, cioè se si respira il particolato PM10 e PM2.5, e se il particolato aumenta di soli 10 microgrammi per metro cubo, che cosa succede alla salute umana?
la mortalità generica aumenta del 6%. Qua vediamo la mortalità per patologie cardiovascolari aumenta del 12%, la mortalità per cancro al polmone aumenta del 14%. Vediamo qui come il particolato penetra nelle vie aeree perché riesce ad arrivare fino ai bronchioli terminali, cioè praticamente fino alla porzione più profonda del polmone. E abbiamo già visto quelli che possono essere i danni del particolato. Abbiamo sentito prima la relazione del professor Montanari che si occupa di nanoparticelle. Le nanoparticelle derivano dai prodotti di combustione, quindi non solo dalle centrali ma anche dal traffico, dai cementifici, e alle nanoparticelle sono collegate le nanopatologie. Per quanto riguarda le nanopatologie c'è un'associazione con numerosi organi apparati, perché infatti le nanoparticelle possono provocare disturbi cardiovascolari, sono correlati a malattie neurologiche, anche a malformazioni fetali, sterilità e allergie. E poi ci sono degli studi perché sembrerebbe che queste nanoparticelle sarebbero collegate anche a patologie molto gravi come la sclerosi laterale amiotrofica e la sclerosi multipla. Questa immagine ci fa vedere come queste nanoparticelle inalate, cioè attraverso la respirazione, riescono ad arrivare fino alle cellule cerebrali. E poi le diossine che vengono prodotte dalle acciaierie, ma anche appunto da questo tipo di centrali, dagli inceneritori, certo. E gli effetti delle diossine sull'organismo sono molteplici, si passa da disturbi del sistema immunitario, endocrino, riproduttivo, quindi diabete, ipotiroidismo, endometriosi, a effetti cancerogeni, cioè anche le diossine sono cancerogene. E si è vista un'associazione con tumori come sarcomi, linfomi non Hodgkin, tumore del polmone, tumore della mammella e della prostata. Qui vediamo come aumenta il rischio di ammalarsi se si viene esposti alle emissioni dell'inceneritore. Quindi vediamo che aumenta la probabilità di ammalarsi di carcinoma polmonare di 6,7 volte, aumenta la probabilità di ammalarsi di linfoma non Hodgkin di 2,3 volte e così via. Cioè, questo significa che tutti questi studi dimostrano che c'è un'associazione tra l'inquinamento, tra le emissioni degli inceneritori, delle centrali di questo tipo e l'insorgenza di numerose patologie, tra cui anche il cancro. Per chi sono i maggiori rischi dell'inquinamento ambientale? I maggiori rischi dell'inquinamento ambientale sono proprio i bambini, perché i bambini rispetto agli adulti sono più sensibili all'inquinamento, perché non hanno ancora i sistemi metabolici per detossificare le sostanze con cui vengono in contatto, perché ad esempio l'errore che si fa è calcolare sempre i limiti di esposizione sugli adulti, cioè i limiti di esposizione, noi diciamo il limite deve essere 0,5, ma calcolandolo su un individuo adulto e mai su un bambino, oppure a volte non si tiene conto anche della variabilità endocrina, quindi dello stato di gravidanza, per esempio, perché appunto i bambini sono più suscettibili agli effetti dell'inquinamento e più vulnerabili. Anche le donne sono più vulnerabili rispetto agli uomini, infatti è stato visto come aumenti la mortalità per le donne per soprattutto malattie cardiovascolari, quindi infarto sostanzialmente,
se appunto le donne sono esposte a maggiori livelli di inquinamento. E poi un'altra riflessione ve l'avevo già anticipata, cioè come l'inquinamento atmosferico può passare nella catena alimentare. E quindi c'è il rischio nel fucino di avere la stessa prospettiva di una terra dei fuochi? Questa è una domanda che io faccio, a cui non si può rispondere, però potenzialmente il rischio ci potrebbe essere. Noi sappiamo come funziona la catena alimentare, quindi c'è un flusso di materia e di energia, ma purtroppo, così come l'energia si distribuisce nell'ambiente, anche le sostanze chimiche e anche le sostanze tossiche, ad esempio il DDT, si distribuiscono nell'ambiente e si accumulano nell'ambiente. Quindi, per esempio, il DDT si ritrova nel latte materno e quello dell'allattamento è una questione molto delicata, perché infatti noi medici consigliamo l'allattamento al seno perché ci sono effetti protettivi, stimolanti del sistema immunitario, però allo stesso tempo quando i livelli di inquinamento e di esposizione della donna sono troppo alti, l'allattamento al seno dovrebbe essere anche sconsigliato in questi casi. E adesso vi parlerò di uno studio che forse alcuni di voi hanno visto o letto. Questo è uno studio sui tumori nella regione Abruzzo. Vedete le aree colorate con colori diversi. Quindi le aree colorate in verde chiaro sono quelle aree dove i casi di tumore sono tra 20 e 100 all'anno. Invece le aree colorate in verde più scuro sono quelle aree in cui i casi di tumore sono tra 100 e 174, mentre invece le aree colorate in arancione sono le aree, i comuni in cui la prevalenza, cioè il numero di casi di tumore, è stato più alto e quindi il numero maggiore di casi di tumore in Abruzzo, secondo questo studio, è a Bussi, nel comune di Bussi, sul Tirino, nel comune di Popoli, sul litorale di Pescara, nel comune dell'Aquila e nella Marsica, nei comuni di Aieri, San Benedetto, Cerano, Cerchio, Trasacco e Capistrello. Quindi, questo cosa significa? Allora, questo studio è stato fatto vedendo i ricoveri ospedalieri, praticamente, cioè vedendo quante persone si ricoverano all'anno per una patologia tumorale. Però purtroppo non è stato possibile considerare se queste persone, ad esempio, fumavano o se bevevano. Tuttavia, le aree di Bussi e Popoli sono delle aree che sono dichiarate a livello nazionale delle aree inquinate, di forte inquinamento atmosferico. E quindi questo ci potrebbe portare a pensare che anche nella Marsica ci sia una possibile relazione tra l'inquinamento e l'aumento del numero di tumori. Certamente è un'ipotesi che deve essere confermata, ma per esempio i dati parlano del comune di Aieri di 174 casi di tumore l'anno, che sono il triplo rispetto al valore minimo che si verifica, molto al di sopra della media regionale e nazionale. Quindi ho cercato di spiegare prima come l'insorgenza del tumore dipende da tantissimi fattori che noi non conosciamo attualmente, ma un ruolo fondamentale è quello dell'inquinamento ambientale. Quindi io penso che i medici, i ricercatori dovrebbero studiare questi fenomeni, anche considerando che purtroppo la medicina non è una scienza esatta. Quindi a me all'università tutti i professori dicevano sempre medicina 2 più 2 non fa mai 4, no? E purtroppo è così, anche perché sono esposto ad
una certa dose di inquinamento e posso avere un determinato effetto, ma magari la persona che è seduta accanto a me avrà un effetto totalmente diverso, molto più grave o molto più lieve, cioè c'è una variabilità individuale molto molto alta. E poi non dobbiamo dimenticare che gli effetti di questo inquinamento si possono manifestare anche a decenni dall'esposizione, come nel caso del mesotelioma, cioè ci si può ammalare di tumore anche a distanza di 10, 20, 30 anni. Quindi se noi iniziamo ad inquinare adesso la nostra area, magari non avremo subito un'evidenza di questo aumento di patologie, ma potremo averlo tra 10, 20, 30 anni, quindi lo lasceremo ai nostri figli, di fatto. Quindi io penso che si dovrebbero proporre degli studi in cui ci siano delle misurazioni ambientali dei livelli di esposizione e anche degli studi di monitoraggio biologico, cioè quindi valutazione dei marker biologici individuali per cercare di effettuare questa correlazione tra l'inquinamento ambientale e le patologie presenti, come è stato fatto per l'Ilva di Taranto o Casale Monferrato. Sono situazioni diverse, ma ci sono delle analogie. Quindi, concludendo, lo scopo, diciamo, del medico deve essere non la cura, non la guarigione, deve essere la prevenzione. Però cosa vogliamo intendere per prevenzione? Dobbiamo fare una prevenzione primaria, cioè dobbiamo fare prevenzione sulle persone che stanno ancora bene per non farle ammalare, o dobbiamo fare una prevenzione secondaria, cioè una diagnosi precoce quando ormai la gente si è già ammalata? Allora io ti direi che forse dovremmo fare prevenzione primaria. Adesso apriamo il dibattito per quanto riguarda